Siano lodati Gesù e Maria. Abbiamo ascoltato, fratelli e sorelle carissimi, nella prima lettura un bel passo del libro del profeta Amos, il cui messaggio fondamentale è questo: c'è un'azione salvifica da parte del Signore, tra l'altro nella Sacra Scrittura sempre compiuta e quasi sempre compiuta dandone prima preavviso ai suoi servitori, i profeti, quindi profetizzata e già annunciata dai profeti stessi, un'azione salvifica a favore del suo popolo che consiste nel tentativo di rimuovere il male di mezzo ad esso. È un'operazione che a volte può diventare molto dolorosa, come accadde nei casi citati di Sodoma e Gomorra, ma che ha sempre come fine appunto quello di salvare il proprio popolo dal potere e dall'insidia del male. Il Salmo responsoriale ci ha ricordato molto bene questa verità, dicendo queste splendide parole: tu non sei un Dio che gode del male, non è tuo ospite il malvagio, tu hai in odio tutti i malfattori, distruggi chi dice menzogne e sanguinari e ingannatori il Signore ti detesta. Il testo prosegue dicendo: io invece per il tuo grande amore entro nella tua casa, mi prostro verso il tuo Tempio Santo nel tuo timore. Quindi la differenza del giusto che cerca il Signore è di osservare e cerca di osservare le sue leggi, e invece la sorte di coloro che si oppongono a Dio, ma anche se sembra che Dio non faccia nulla, certamente non incontrano il suo beneplacito. Questo dettaglio ci consente di volgere uno sguardo al Vangelo. Questo Vangelo è molto istruttivo, è stato commentato in tutti i modi possibili. È un episodio emblematico: tempesta e Gesù dorme. Capite, no? Dorme. A un certo punto viene a dire: uè, qui andiamo a fondo, tra poco che fai? Lui si sveglia, istantaneamente tutto fermo. E il passo centrale è l'esortazione che Gesù rivolge, dice: perché avete paura, gente di poca fede? Noi, per capire bene questo Vangelo, cioè per me è tutto quanto tranquillo, tutto quanto normale, dobbiamo provare a immedesimarci. Ecco, cioè, non so chi è mai stato, insomma, all'interno del mare in tempesta. Chi c'è stato dice che mette abbastanza paura, insomma, perché immaginate la scena dentro sta barca: succede che imbarcano acqua da tutte le parti, Gesù dorme. Cioè, anche le reazioni, cioè magari uno può venire in mente qualche sfrondone, dice: ma questo che fa? Dorme. Non può dormire in mezzo a sto marasma. Ma capite che questo episodio è simbolicamente oltremodo istruttivo. Cioè, può succedere qualunque cosa, può succedere qualunque sconvolgimento. Ecco, possiamo avere anche noi l'impressione delle volte, questo è un tema anche affrontato da tanti salmi, da tanti passi della Bibbia, dice: ma svegliati Signore, perché dormi? Dice un salmo. Quindi sembra che Dio dorma, ma Dio non dorme mai, nel senso che tutto quello che accade è sotto il suo controllo. E se vuole, e qui l'ha dimostrato, in un battibaleno si calma tutto il finimondo, perché Dio è onnipotente. Cioè, questo Vangelo è semplicemente un insegnamento sull'onnipotenza di Dio, che però è oggetto della nostra fede. Cioè, Gesù l'ha fatta apposta a dormire, perché dice: vediamo se questi sono capaci di credere che io dormo, ma in qualunque momento mi posso svegliare e mettere tutto il mare a posto. E questo molte volte lo fa anche con noi. Cioè, il fondamento, ecco, della pace, diciamo così, della quiete in cui vivono i cristiani, pur non ignorando, anzi delle volte soffrendo per tanto cause di dolore, di sofferenza, di tribolazione che ci sono, è questo: che Dio è onnipotente. Non è onnipotente per scherzo, è onnipotente sul serio. Se Dio volesse, avete visto, ancora ci stanno tutti quelli che dicono, stamattina leggevo, dice: no, la cosa peggiore del virus ancora deve arrivare, questo non è manco l'antipasto, vedrete. Ecco, io insomma non posso dirlo dal pulpito, li chiamo un po' le civette del malaugurio, perché bisogna essere sempre ottimisti, no? Ma comunque, se Dio volesse, fa così, e dall'oggi al domani, capite? Focolai finiti, contagi zero, tutto il mondo, seduto a stante. Voglio vedere chi ci crede adesso.
Ma se Dio volesse, lo può fare. Se non lo fa, è perché non ritiene opportuno farlo. Quindi ecco perché noi stiamo sempre sereni e tranquilli pure in tante cose. E se Dio non lo fa subito, come non è intervenuto subito in mezzo alla tempesta, ha i suoi buoni motivi, che noi non conosciamo, per non intervenire subito. E quindi noi rimaniamo tranquilli anche se ci stanno le tempeste. Non perché siamo matti o incoscienti, ma perché abbiamo fiducia nella provvidenza e nell'onnipotenza di Dio. Bene, ci consolino queste parole, meditiamole, facciamo le nostre e ci aiutino ad affrontare serenamente ogni difficoltà e vicissitudine della vita. Siamo lodati Gesù e Maria.